All'interno del menu progetti saranno presenti degli esempi che sono già preparati, compilati, che conterranno delle mappe concettuali. Quello che andremo a vedere adesso sono le mondine. L'argomento che mi interessa sviluppare in questo caso non è tanto come viene creata la mappa concettuale, che come vedete è già strutturata e è anche molto articolata, ma il concetto di multidisciplinarietà. Avendo a disposizione le banche dati, è possibile, partendo da un argomento quale le mondine, andare ad approfondire tematiche estremamente diverse tra di loro. Come sempre nel nodo 0 troveremo il contesto, quindi chi sono le mondine, qual era la loro principale funzione, cosa le caratterizzava. Ma partendo da questo tema, vediamo che l'autore della mappa è andato qui a prendere le canzoni delle mondine, per poi scendere ad avere un dettaglio dei testi. Come sempre, per poter vedere le risorse, si scende, le canzoni delle mondine, e questa è la scheda legata alla banca dati. Secondo me adesso magari in altro cosa... Oggi parlo di un po'. Tanti altri robe da... sociologia. Parallelamente, se io scendo ancora, ho i testi popolari e posso andare a vedere quali erano le parole. Quindi facilmente riesco, partendo dal concetto mondine, ad allargarlo a un ambito quotidiano. La mappa però mi permette anche di approfondire tematiche profondamente diverse. Le politiche del proletariato da Cavour a Mussolini, ok? Quindi ambito completamente diverso rispetto alle canzoni. In questo caso la mia risorsa è un testo che anche questo trovo nelle banche dati. Allora, il fatto di poter passare facilmente da un argomento all'altro è il vero valore aggiunto che si riesce ad avere attraverso questo strumento. Discorso similare, i problemi del lavoro. I Fanfani. Sono tutte risorse che io posso legare ad un argomento principale, toccando quindi ambiti completamente diversi. Andando ancora avanti ho le mondine in un momento di pausa, quindi un momento di relax all'interno della loro vita. E qui posso avere delle risorse che sono legate alle immagini, suppongo. Ok, eccole qua. Cammino in fila indiana. Il concetto quindi che mi interessa esprimere in questo ambito è quello che partendo da un concetto è possibile allargarlo ad ambiti completamente diversi, soddisfacendo quello che era stata una richiesta di molti docenti di avere uno strumento che non fosse solo multimediale, ma fosse soprattutto multidisciplinare. Come vedete qui è possibile prendere aspetti sociali, politici, volendo economici, volendo geografici. Nel momento in cui ho le mondine che caratterizzano le risaie del Vercellese, nulla mi vieta di aggiungere un altro ramo dove vado a trattare la geografia, quindi l'ambito vicino a Vercelli.